Partita questa gara, 25 in gira per accogliere. La partenza più veloce della storia. Dai, intanto la testa della Cabrano non è sempre due partite per le certe. Ma è sapere che vado via adesso? Ma la mia chiave? Mi sono fatta la mia chiave. Grazie alla chiave, giuro che siamo via con le mie chiavi. No, che mi credo di sembra che Andrea che ha circa una ventina di metri sopra il gruppo che sta seguendo a distanza. Perché qua che sono i più giovani che ci sono dentro. Sono i più giovani che c'è dentro. E sta arrivando pian pianino la letta di testa sui suoi avversari, sa il passaggio di meno 21, quello che si sta abituando in questo momento. Quasi in mezzo alla pista di vantaggio per la gente di terra, quindi la prossima la sua casa è un gruppo. Dai, Tis! Si trova a ristare verso la vetra. Andare alla recupero della testa, seguito da Giussano e Concorrezzo. Ma dopo il tentativo di recupero dello speed roller, che si è portato la testa da nuovamente al categorico nello spazio state preparando continua invece nel suo ritmo regolare. Riparte nuovamente speed roller deciso a recuperare il tempo. Fanno un po' di strategie alle spalle dell'atleta di testa. Quando esco da scuola c'è la strada si rallenta e il proprio obiettivo. Ma intanto l'atleta partire sempre in mezzo giro di vantaggio sulle avversarie. E continua a realizzare il vantaggio nel tempo di testa. E ancora speed roller sano a tentare il recupero. Sconto alla rossa. Giussano lo tallona. A
approfitta dello sforzo del Cassano per accelerare sulla zona del Cassano. No, ma non lo prendo. Non stavo cambiando niente. Ma sotto è quanto è fatto. Non c'è vista ancora qua. Poi quella vicina si fa in mezzo. Andrino non lo schiavo di lì neanche se si piange la fincana. No, non l'hai neanche letto. E poi si riprende da lunga. Sarà sul prossimo passaggio che saremo a meno 10 giri al termine. A concorrenza, dai. Riprova nel spinner, scollo a recuperare un po' di terreno perché si avvicinava l'atleta del Capranno, ma è dentro del mirino a testa del gruppo, ha preso un po' di vantaggio scollo su Bestetti, dello skating rock e stanno pian piano recuperando terreno sulla vita del Cardano. Pandini, Scotto, Bestetti, queste le prime tre posizioni di questa Mastermind, siamo al passaggio di meno 7. E l'atleta dello speed roller che sta recuperando velocemente sull'atleta del Cardano. Quasi a portata di Foto. Ma non siamo occupati a gran parte del divario che era riuscito a formulare la terra del Cardano nella sua corsa solitaria fin dal primo giro. Siamo al passaggio di meno 5 giri al termine. Cardano sempre a condurre, ma Pinerola è ormai a pochi metri di distanza, si avvicina rapidamente alla testa, e lo ha agganciato è superato, si è portato davanti al gruppo. Tenta di ripetere evidentemente il recupero, ha consumato un po' di energia della piattaforma che non c'è più a mano, questa carta invece è ancora a partire in questo momento, siamo alla stagione numero 2. Si lancia nella volata finale, quando sentiamo suonare la campana dell'ultimo giro al passaggio, ecco la attuale, scollo dello speed roller, che ha preso adesso un ampio margine di vantaggio sulla tetra del Cardano, che aveva condotto
finta la quasi tutta la gara in testa ed eccoci alla quarta. Condotto in solitaria quasi tutta la gara, aspettiamo il passaggio di tutti i miei visori del traguardo, arriva anche Giussano.